Assessore Paolucci, importanti novità per quanto riguarda la cura dei diabetici nella nostra regione. Mettiamo al centro la qualità delle cure, in questo caso anche del monitoraggio, riguarda 4.600 pazienti in questa regione, di cui 600 bambini, ed è un grande traguardo per questi pazienti e ovviamente desidero ringraziare le associazioni tutte, dei familiari, dei bambini, degli stessi pazienti, gli operatori, l'agenzia sanitaria, che mi hanno permesso di deliberare in giunta regionale, ovviamente con un documento tecnico, l'adeguamento di questa regione e il regolamento rispetto a un nuovo LEA. Da questo punto di vista migliora di molto la qualità della vita di queste persone. Nel documento si fa riferimento a tecnologie di diversa complessità, che sono tecnologie per la rilevazione del glucosio interstiziale, dico una parola difficile, che non è la glicemia al polpastrello. Questo glucosio interstiziale è direttamente proporzionale alla glicemia capillare. Nel momento in cui esistono dispositivi in grado di rilevare con un sensore sottocutaneo questo glucosio, con dei limiti che abbiamo evidenziato, ma con dei punti di forza perché sono molto affidabili, aggiungiamo tecnologia, qualità di vita nell'individuazione delle persone e dei soggetti che se ne possono veramente avvantaggiare. Abbiamo numerosi sensori in grado di rilevare il glucosio interstiziale e in base alla tipologia del soggetto, che deve avere anche delle abilità particolari, quindi parliamo di indicazioni cliniche, ma anche di selezioni dei pazienti che devono saper gestire queste tecnologie molto avanzate, e noi li abbiamo rese, grazie al documento, al lavoro e al supporto, disponibili. Esistevano, le abbiamo strutturate in maniera organizzata.